Buongiornissimo caffè. Allora, io non so come mai sto ISO sia troppo alto. Vabbè, non riesco più a regolare questa videocamera, sinceramente, perché col fatto che quando registro i video la imposto manualmente perché gioco un po' con le luci e tutto, è un casino poi resettare. Oggi è lunedì e a dire la verità è già pomeriggio. Ho deciso di iniziare il weekly. E niente, sono appunto le 4 meno un quarto, lunedì 2 marzo. E a dire la verità, stamattina non mi sono messa a vloggare, uno perché non avevo la videocamera, due perché ero a Monza. E appunto ero su da Marco, quindi non ero nemmeno a casa. E tre perché appunto ci siamo presi la mattinata. Lo sapete che a me, cioè sì, mi piace magari portarvi per i viaggi, eccetera, però per la quotidianità. Cioè, preferisco sfruttare il tempo appunto per utilizzarlo, per passarlo con mio fidanzato piuttosto che stare lì a vloggare, insomma. Ancora non si sa che cosa succederà in università, se inizierò mai il tirocinio il 9 di marzo, comunque in tal caso io devo essere pronta, quindi adesso infatti mi metto un po' a studiare. Niente, insomma, quindi questa qui è la situa. Io sono vestita praticamente molto easy da casa, ho la tuta, infatti è tempo di scendere, tanto comunque siamo più o meno qua sotto casa mia, andrò a piedi, l'unica cosa che piove ed è di una tristezza unica sta pioggia, che vabbè. Altra cosa che vi volevo dire, ah sì, una cosa che ho letto ieri sera, è, cioè tanto per aggiornarvi sulla situazione coronavirus, tanto comunque questo video voi lo vedrete la settimana dopo, quindi vabbè. Ho visto che vorrebbero anticipare le lauree al 11-12 di marzo per i laureandi di aprile. Senza fare l'esame di stato, alcuni ancora non hanno finito la tesi, alcuni stanno aspettando ancora i risultati degli esami, è un casino. Poi io adesso mi metto a studiare perché sennò veramente non faccio più niente. Soli, io sono appena tornata, sono andata a prendermi appunto un Madonna mia, un caffè a far merenda, insomma, con Luca, che tra l'altro Luca lo conoscete perché, insomma, anche nei miei video tante volte c'era, dato che non ci vedevamo da prima di Natale, così, insomma, perché veramente c'era da mo' che comunque non ci vedevamo. Ho deciso che comunque sono, vabbè, sono le 6:30 e ho deciso che mi farò la doccia finalmente, laverò questi capelli, mi faccio gli impacchi e tutto perché è assurdo, veramente, cioè, ho dei capelli terribili. Altra cosa che voglio fare invece dopo è meditazione, perché ho scaricato un'app, adesso devo vedere perché magari questa non è l'app giusta. Ho visto praticamente un video su YouTube di un ragazzo, più che altro che lui l'ho conosciuto perché so che è stato nelle Filippine e mi sono guardata tipo tutti i suoi video di quando era andato nelle Filippine, ma sono vecchissimi, penso che risalgano al 2018, 2017, non lo so. E ho visto che comunque aveva pubblicato di recente un video sulla meditazione e dato che comunque meditare era una di quelle cose che comunque mi sarebbe piaciuto fare da quest'anno, ho detto boh, magari male non mi fa. Proviamo. Comunque ho scaricato quest'app, si chiama Serenity. Non si vede? Si vede? Boh. Vabbè, vedremo, vi faccio sapere. Finito la prima sessione di meditazione, vi volevo far vedere l'applicazione che utilizzo. Praticamente è questa qui. Non so se ve l'avevo già citata o meno, ma è gratuita. Si chiama Serenity e niente, ho fatto il primo livello. Allora, è vero che è sera ed è lunedì, è una prova che sto facendo.
Penso che poi, d'ora in poi comunque farò una sessione la mattina, dato che comunque sono 10 minuti, quindi male non mi fa, insomma. E infatti vorrei provare domani mattina sicuramente, ma appena mi alzo, cioè proprio ancora a letto, perché comunque sia secondo me mi farà sicuramente bene, mi farà iniziare per bene la giornata, a dir la verità. Ho seguito le istruzioni, è in italiano ed è gratuita l'applicazione, quindi cioè non è sponsorizzata assolutissimamente, perché ho visto nel canale di Marcello Ascani che lui ha iniziato praticamente da 2 annetti meditazione. E niente, ho visto praticamente all'interno del suo video che lui faceva vedere due applicazioni che però erano a pagamento. Una l'ho scaricata e volevo fare la prova dei 7 giorni, però poi ho detto: ma scusami, c'è questa qua gratuita, perché non la provo? Buongiornissimo, oggi è martedì, sono quasi le 10, io ho finito di compilare il bullet, stamattina ho meditato e niente, adesso ci mettiamo a studiare. Buongiornissimo, allora, oggi è giovedì e niente, scusate, mi ho ripreso in mano la videocamera, probabilmente questo weekly vlog sarà a metà, oddio, metà registrato con il telefono come al solito e metà con la videocamera, ma purtroppo io ho la videocamera fuori, o mi vergogno o me ne dimentico totalmente di portarla, quindi non la porto quasi mai praticamente. E niente, volevo farvi vedere oggi come mi sono vestita, ma molto easy. Questo qui è un maglioncino di Stradivarius che avevo messo anche ieri al mare. Questi qui sono di Bershka, questi pantaloni larghi e niente, penso che metterò le scarpe da ginnastica così sono pronta già per tutta la giornata. Mi sono fatta la doccia perché appunto ieri sono tornata ed ero stanca. Niente, mi sono fatta la doccia e ho anche lavato i capelli perché erano lerci, letteralmente. Così almeno sono pronta per iniziare la giornata. Allora, se riesco devo andare in fotocopisteria, però non lo so, sono ancora indecisa se far fotocopiare un libro o meno e quindi boh, non lo so, adesso devo un attimo decidere. Cos'altro dirvi? Niente. Ancora non si sa e non si hanno notizie per il tirocinio, il mica tirocinio, non lo so, raga, non lo so, non, nessuno sa un cavolo ancora, quindi nulla. Per adesso siamo in stallo. In teoria comunque io dovrei iniziare lunedì 9 marzo, quindi boh, vedremo. Oggi pomeriggio vado a prendere un caffè con Jennifer, che è appunto una infermiera domiciliare che ho conosciuto tramite i social, Instagram. Lei fa sia video su YouTube che si dice che anche ha una pagina Instagram, insomma, e appunto fa l'infermiera domiciliare. Ci becchiamo così almeno ci raccontiamo un attimo, cioè ci salutiamo anche perché è da un po' che non ci vediamo. Dicevo, scusatemi, che mi dovrò mettere a studiare, ma prima di mettermi a studiare sicuramente dovrò aiuto, fare la mia sessione di meditazione. Infatti adesso abbasso di nuovo le tapparelle, un filo, faccio un po' troppa luce per i miei gusti. E niente, continuerò appunto la mia sessione di meditazione, sono al quarto. Ieri sera infatti ho fatto un casino, ma ce l'ho fatta a fare la terza sessione. Allora, sono al livello base 1, giorno 4. Non so se si vede qualcosa, aspettate che cerco di... Ok, ecco qui, questa qui è l'applicazione in questione. Come potete vedere, ho già fatto l'1, il 2, il 3. Allora, la sessione a sto giro dura 11 minuti. Vediamo di non distrarci troppo. Thank you.
Eccomi ritornata. Allora, devo dire che, cioè, a me piace tantissimo meditare, non l'avrei mai detto. Vabbè che stamattina, a dire la verità, ho iniziato anche tardi perché l'ideale sarebbe iniziare proprio la mattina appena svegli, proprio per avere quella giusta carica, però ve lo giuro, cioè, è risanatorio proprio fare. Non lo so, mi piace veramente tantissimo. Mi piace tantissimo perché anche la voce, i suoni non sono meccanici, no? Come magari può essere una registrazione. Ci sono magari certe app dove veramente hanno la voce che sembrano quelle di Siri, di Google, che ti fanno irritare. Invece questa è stupenda. Bello. Se, allora, oggi è venerdì. Aspettate. Venerdì 6 marzo. Ormai è pomeriggio. A dir la verità, volevo approfittare di chiudere il video. Il weekly vlog. Uno perché tra ieri e oggi non è che abbia fatto chissà quanto. Vabbè, ieri mi sono messa a studiare, stamattina ho avuto degli impegni vari sia all'università e stamattina presto mi sono svegliata e ho fatto colazione con una mia amica che non vedeva da 200 anni, quindi vabbè, insomma, ero presa a fare mille robe. Ci hanno avvisato ufficialmente che praticamente tirocinio è sospeso fino al 15 di aprile. No, non lo so bene cosa sarà della mia vita, però vi aggiornerò. Io, a dir la verità, sto sentendo e sto vedendo su Instagram delle realtà che a me sinceramente mi si stringe un po' il cuore, soprattutto per quanto riguarda gli studenti. Io vi dico la verità, cioè ci tenevo ad andare in tirocinio, non è che mi fa piacere balzare, cioè non mi sento in vacanza perché mi sento ancora più in ritardo di prima. Cioè, se già prima mi sentivo in ritardo, adesso è peggio, è peggio. È peggio la situazione, perché significa che noi poi dopo avremo tutto da fare tutti insieme. Ed è un casino. Ed è un casino. Quindi, vabbè, non ci posso fare niente. Adesso l'unica cosa che possiamo fare è continuare a studiare. Settimana prossima inizio a fare qualcosa per la tesi, quindi sono contenta. Cioè, volevo dire, a dir la verità, iniziare oggi, però ho finito le robine che dovevo finire di studio, eccetera. E ho deciso che poi anche questo weekend mi riprogrammo un attimino cosa devo fare. Mi iscrivo anche agli esami, anche se non so se li darò. Dico la verità, perché è una situazione veramente difficile, perché non, cioè, alla fine non sai nemmeno tu che cosa studiare, perché non sai se effettivamente ci sarà quell'esame, dato che è tutto sospeso fino al 15 di aprile. Io il 15 anche avrei avuto un esame. E tu dici, ma vabbè. Quindi è un po' così, vabbè, però vi dico la verità, cioè, nel senso, io parlo per la mia università, devo dire che si sono comportati, cioè, tanto di cappello, davvero, cioè complimenti per l'organization. A parte che comunque ce l'hanno fatto sapere oggi che è venerdì, così almeno non ci hanno fatto morire fino a domenica. Comunque in generale anche tutte le notizie di tutte queste 2 settimane fondamentalmente di sospensione, alla fine loro aspettavano, penso, il ministero, comunque c'è, cioè, che qualcuno dall'alto che potesse dare l'avvio per poi inviarci la mail, ecco. Quindi non è una cosa che purtroppo dipende da loro. Siamo in una situazione molto particolare. Settimana prossima ci saranno delle lauree straordinarie all'interno appunto della mia università, in specifico io parlo per le professioni sanitarie, in specifico per infermieristica. Dobbiamo semplicemente avere la pazienza di aspettare e vedere come si evolverà la situazione. Vi dico la verità, cioè io non pensavo che sarebbe stata così tragica. Cioè, non lo pensavo proprio, ma non perché, forse ho sbagliato anche, ho sottovalutato la cosa, però non, nel senso, non mi aspettavo che il problema si sarebbe risolto in 2 settimane, ovviamente, ma nemmeno prolungarci così tanto la sospensione fino al 15 di aprile. Però l'unica cosa che possiamo fare è avere un attimo di pazienza e avere fiducia che nell'Italia in sé, che nel paese in sé. Buongiorno, oddio, allora è ancora buio, mi sono appena alzata. Oggi è sabato, non mi ricordo più. Oh, sì, sabato 7. E niente, dovrebbero essere tipo quasi le 9, ma perché ieri sono andata a letto tardissimo. Sono ancora qua su da Marco, ma ovviamente lui è andato a lavoro stamattina presto. E io sono morta. Ieri ho visto la puntata di Amici. Comunque, adesso ritorno a Milano, cioè cerco un attimo di ripigliarmi e ritorno a Milano e poi ci riaggiorniamo. Niente, stamattina appena sono tornata a casa, appunto, la prima cosa che ho fatto è stata
sistemare, perché veramente io poi quando vedo troppo casino, è vero che in camera mia c'è in generale sempre casino, però l'importante è che sia pulito, almeno questo. Quindi ho sistemato un po' il tutto, il letto non era da rifare perché non avevo dormito qua. Devo ancora farmi la doccia, a dir la verità. E oggi è sabato, ok? È sabato 7 marzo e è tutto un po' bloccato, ecco. Volevo parlare un pochettino di questo, anche in maniera molto informale, amichevole, diciamo così, cioè non prendetelo come un video serio. Ed è anche molto improvvisato perché vorrei semplicemente esprimere quello che io sento, ok? Senza fare numeri, senza fare statistiche, senza fare niente riguardante appunto a questo, a questa, come si dice? A questo momento storico, perché effettivamente è un momento storico che tocca tutto il mondo fondamentalmente, non solo l'Italia in particolare, ovvero questa cosa del coronavirus. Come ben sapete, se appunto se mi seguite nei miei vlog o comunque mi seguite nelle storie di Instagram o nei miei post, nei miei profili social, sapete che fortunatamente mi hanno bloccato il tirocinio fino al 15 di aprile. E vi dico la verità, cioè nel senso all'inizio di tutta questa storia, quando è successo tutto questo casino, io ero la settimana prima del coronavirus in Italia, ero ammalata. E lo sapete se mi avete seguito, se magari è la prima volta che mi seguite, che mi vedete, ve la racconto un attimo in breve perché così almeno capite un attimino anche il mio punto di vista. Siamo venuti a sapere di questo coronavirus da dicembre, se non mi sbaglio. Vi dico la verità, però col fatto che fosse una cosa, ho detto, vabbè, è dall'altra parte del mondo. In Italia magari è difficile se bloccano i voli, non voli, eccetera, che arrivi, no? Questo è stato il mio pensiero. Poi vi dico la sincera verità, tra dicembre e gennaio tutto ho pensato tranne che il coronavirus, perché stavo dando degli esami abbastanza strong, quindi non ci ho fatto molto caso, vi dico la verità. Cioè sì, sentivo le notizie, però l'ho molto sottovalutato, lo ammetto. Anche se c'erano già stati due casi a Roma, però erano due, capite che erano due, ok? E niente, poi la settimana prima appunto del coronavirus io mi sono ammalata e mi sono un attimo impanicata, ma non perché pensassi di avere il coronavirus, ma perché ho detto, cacchio, ma metti caso che mi sta venendo una broncopolmonite e devo essere ricoverata, cioè non lo so, stavo, ma non so come mai, non mi è passato per l'anticamera del cervello che la cosa del virus, vi dico la sincera verità, e anche qui io ho sottovalutato molto la cosa, però sono stata molto furba e intelligente, se posso dirlo, perché magari in un altro periodo, ok, con tosse e raffreddori io sarei andata in giro. Generalmente con l'influenza anche banale è sconsigliato andare in giro, anche perché poi vai in giro a contagiare tutti, anche una banalissima influenza la contagi. Cioè, se io sono ammalata e mi reco in aula con altre 80 persone, e capite che prima o poi qualcun altro si ammalerà se io continuo a starnutire, continuo a tossire, stiamo in aula per 8 ore di fila, è proprio il massimo. Quindi io comunque l'ultima settimana di lezioni mie, che è stata appunto la settimana prima del coronavirus, me ne sono stata a casa buona. Era da tantissimo tempo che non mi ammalavo così, cioè nel senso che non prendevo la febbre che salzava, scendeva, salzava, scendeva, salzava, scendeva, cioè stava diventando una rottura di scatole, perché anche volendo seguire, perché io ho le lezioni di teledidattica dal primo anno di infermieristica, insomma, e quindi avevo anche la possibilità di seguire da casa, anche se magari non mi facevo segnare la presenza, cioè non segnavo la mia presenza fisica lì, però bene o male, almeno per portarmi avanti o per rimanere in pari, neanche quello, cioè non sono riuscita a fare nulla per quella settimana lì e stavo veramente, veramente, veramente male. Al che comunque poi mi sono resa conto che dopo 5 giorni stavo comunque, cioè la febbre era scemata, grazie al cielo, perché i picchi così li ho avuti per 3 giorni di fila in cui veramente non riuscivo ad alzarmi. Arriva il venerdì di 21 febbraio e inizia ad esserci questa cosa qui del coronavirus, eccetera. Il 22 e il 23 di febbraio, che era un weekend, io avevo fatto il regalo a Marco a Natale e noi dovevamo andare via questo weekend in questa, se mi avete seguito lo avete visto, in questa spa sauna privata in questa casetta, ok? In provincia di Belluno, a Avena, Sticcadore. Noi partiamo, cioè, nel senso, io un po' mi ero un attimo isolato, ho detto che bello, cioè, finalmente adesso magari anche con la sauna i muchi mi escono, insomma, non era proprio il massimo partire così, però almeno la febbre non ce l'avevo, comunque mi stava, cioè, mi rimaneva raffreddore e tosse. Ovvio, cioè, non è che andavo in giro sbracciata, senza niente addosso, eccetera. Comunque, se alla fine stai in casa, non è che devi andare in giro. Comunque, ormai l'avevamo già prenotato, ho detto, vabbè, vado lo stesso.
Infatti poi comunque mi sono ripresa in quel weekend lì, paradossalmente, nonostante fossi andata via. Il cellulare un po' l'avevo silenziato, ma d'altra parte continuavano ad arrivarmi mail da parte dell'università di sera, quindi ho detto vabbè, cioè, le dovrò leggere prima o poi. Il mio moroso fa l'infermiere e in struttura da lui, lui lavora in una struttura privata, messaggi da parte dei suoi colleghi li riceveva. Noi ci siamo rifiutati comunque di sentire in generale la situazione coronavirus, anche se io un pochettino, cioè nel senso, ce l'avevo il pensiero per i miei, ma d'altra parte non pensavo fosse così grave. Tardo pomeriggio, no, erano le 2 perché poi io sono rimasta su da Marco. Torno a Milano, ma non pensavo che la situazione fosse così grave, cioè nel senso i miei non erano riusciti a fare la spesa perché alla Coop non li accettavano senza mascherina le persone, sono dovuti infognare dentro l'Esselunga, il problema è che cioè, l'Esselunga era praticamente vuota, non c'era quasi nulla, quindi comunque anche durante la settimana del coronavirus poi siamo dovuti andare a fare la spesa perché non potevi poi comprare niente praticamente quasi, cioè soprattutto nell'Esselunga dove andiamo spesso. Passano i giorni, dopo martedì sono andata dal mio medico di base, mi sono fatta visitare, alla fine stavo bene, mi ero comunque ripresa quasi in toto. L'unica cosa che mi ha detto: guarda, probabilmente sto raffreddore tosse che c'hai perenne, perché ce l'ho tuttora, è dovuto anche alle allergie che adesso ci stanno arrivando, perché con il bel tempo arriveranno anche le allergie e sai benissimo che sei un soggetto allergico, quindi vabbè, mi ha dato l'antistaminico, mi sono fatta prescrivere tutte le mie robe, mi sono fatta fare il certificato medico, eccetera. In università ovviamente le cose ce le stavano dicendo di settimana in settimana, quindi diciamo che non è stato bello. Se questo coronavirus fosse arrivato io magari andavo ancora a scuola, alle superiori, alle medie, alle elementari, sarei stata una bimba super felice, vi dico la sincera verità. Ma nel momento in cui, cioè, tu pensi, cacchio, il 2020 è il mio anno, il 2020 è l'anno in cui mi laureo, è l'anno in cui festeggerai, è l'anno in cui comunque inizierai un nuovo capitolo della tua vita. E mi sono un attimo trovata spiazzata perché, da egoista, perché vi dico da egoista, io ho pensato a questo. Ho detto, cazzo, ma adesso? Cioè, cosa faccio? Quindi, questo era il mio pensiero, sottovalutando anche, ovviamente, cioè, la situazione che c'era qui inizialmente. Poi mi sono resa conto, ho detto, ho fatto un attimo marcia indietro, mi sono informata, però senza farmi prendere dal panico, perché purtroppo i mass media, questo è quello che fanno, ed è per quello che la situazione a Milano è stata così. Mi ha fatto stranissimo vedere la prima settimana, vedere praticamente Milano vuoto. Vabbè, a parte che io sono stata in casa perché era la settimana in cui, a prescindere, una volta finite le lezioni, comunque avevo una settimana di stacco, dovevo studiare perché il 3 di marzo avrei avuto un esame. E comunque avevo una marea di robe da fare in università pre-tirocinio, perché ricordiamoci che io il 9 di marzo avrei dovuto iniziare il tirocinio. Vabbè, passa la settimana, ovviamente. Il sabato ci avvisano dicendo che anche la settimana dopo sarebbe stato sospeso tutto. Nel senso, vabbè, fa niente, ok? Magari ci manderanno in tirocinio senza aver fatto queste cose, sti gran cavoli, l'esame si recupererà, rifaranno un altro appello, ok? Il punto è che, cioè, nel senso, siamo già a 3 settimane e qua mi hanno annullato il tirocinio fino al 15 di aprile. Quindi, dato che avrei dovuto finire il 17 di aprile, cioè, cosa faccio? Vado a fare 3 giorni di tirocinio così? Muzzo? No, non penso. Non so effettivamente quando ce lo faranno recuperare. Poi ho sentito anche che alcuni ragazzi del terzo anno dell'anno scorso, perché noi abbiamo 2 sessioni di laurea, una a novembre e una ad aprile. Si sarebbero dovuti laureare a fine aprile e sti poveri cristi, alcuni si laureano l'11 e il 12 di marzo e hanno anticipato le lauree perché Regione Lombardia ha voluto così, perché c'è carenza di operatori sanitari, infermieri, medici, bla bla bla. Io personalmente mi ha lasciato un po' così. Poi, per carità di Dio, cioè, si laureano sti gran cacchio, tanti di cappello, cioè nel senso, anticipata pure la laurea, quindi alla fine della fiera, cioè nel senso, l'importante è laurearsi, no? E chissà io, cioè se a novembre in che condizioni mi laureerò, perché questo non lo sapremo, non lo sappiamo ancora, non si possono fare previsioni effettivamente, perché siamo ancora nel bel mezzo del casino, no? Però vabbè, io confido insomma nell'università, perché devo essere sincera, cioè posso a questo giro vantarmi tantissimo perché loro sono stati molto bravi a gestire la cosa. Io parlo per la mia università, ci sono tantissime altre università che altrettanto sicuramente saranno state brave, altre magari un po' meno. Adesso non so le varie situazioni in Italia, però se posso parlare per la mia parte, c'è tanto di cappello perché sono stati efficienti e secondo me c'è il fatto anche che non ci mandino in tirocinio, dove comunque anche da decreto ministeriale tecnicamente ci dovrebbero mandare in tirocinio.
hanno comunque pensato alla nostra sicurezza, alla sicurezza degli altri, perché continuare a far entrare e uscire persone dagli ospedali aumenti il rischio di contagio, cioè è palese questo. Comunque siamo in una fase in cui ancora devono uscire i casi perché ricordiamoci 14 giorni di incubazione. Quindi da una parte mi scoccia perché mi sento in stallo. Ovviamente le cose da fare ci sono perché ci sono tantissime cose da fare, infatti quindi comunque sia in queste settimane qui che sarò a casa, per forza dovrò continuare a studiare perché a prescindere da quando saranno gli appelli, da quando saranno gli esami, devo essere pronta, cioè non posso ritrovarmi all'ultimo a fare tutto. Mi mancano 3 esami più la tesi, quindi devo anche spicciarmi a fare tutte queste cose qui, ne approfitterò sicuramente di fare queste cose. Ma in questi ultimi giorni, vi dico la verità, riflettendoci, ho detto ok, è un problema che... in cui comunque le lauree, l'università, il tirocinio passano un attimo in secondo piano, perché c'è un altro tipo di emergenza che è più grande di noi, effettivamente, che non dipende da noi, cioè nel senso io non è che sono contenta di stare a casa invece di andare in tirocinio, perché anzi, ovvio che ci vorrei andare in tirocinio, perché non vorrei mai ritrovarmi negli ultimi mesi a dover fare tirocinio, 250.000 esami tutti insieme, a preparare e a fare tutte queste cose qui, cosa che sarà... praticamente così, ok? Però vabbè, cosa devo fare? Forse 2 settimane fa vi avrei detto io in primis, vabbè, vado, cioè, vado. Ma adesso non so se lo direi con così tanta serenità. E alcuni studenti in altre parti d'Italia comunque sono stati lasciati un po' allo sbaraglio, mi spiace per questo. Quindi, boh, io spero tantissimo che comunque in generale, io parlo per le professioni sanitarie ovviamente, però parlo in generale anche per tutti. Spero che stiate bene. Spero che comunque si abbiano sospeso anche da voi per far sì che adesso si lasciano un po' le cose in mano alla sanità, che io confido nella sanità italiana e al governo. Spero ovviamente che comunque queste, come si dice, queste procedure che hanno messo in atto, spero che servano a qualcosa e che la situazione sicuramente migliori, perché ad oggi effettivamente non possiamo fare niente. Se non che rispettare tutte, come si dice, prendere tutte le precauzioni e basta. Io sicuramente non mi fermerò, cioè nel senso quello che potrò fare per me e per i miei studi lo manderò sicuramente avanti. Però dall'altra veramente vi invito a risollevarvi e a dire ok, questo è un momento, passerà, non si sa ancora quando. La cosa più difficile in questi casi è aspettare e non sapere che cosa si farà, lo so. Però ricordatevi che non siete da soli, siamo tutti, cioè, siamo tutti sulla stessa barca. Lo so che è difficile, però in una qualche maniera ne usciremo sicuramente, da qualche parte sicuramente dovremo andare. E niente, insomma, mi piacerebbe sapere come va da voi, come sta andando, come la state vivendo. Non parlo solo per i ragazzi, studenti o sia scuola o università, ma io parlo anche per i lavoratori piuttosto che per i genitori. Come vi sta andando, spero che comunque stiate tutti bene e niente, ci riaggiorniamo comunque e spero che comunque questi vlog in queste settimane vi tengano anche un po' di compagnia perché io mi autotengo compagnia così. Niente ragazzuole, ci rivediamo in un prossimo vlog sicuramente, in queste settimane comunque registrerò i weekly quasi sicuramente, magari qualche daily, dipende se magari farò qualcosa di particolare. Aspetto insomma un po' i vostri racconti. Oh,